Il 13 giugno è un giorno di festa per Molfetta, si celebra infatti Sant'Antonio da Padova, santo a cui molti molfettesi sono devoti. Nella chiesa di Sant'Andrea, nel cuore del centro storico, fin dalle prime luci del mattino viene invasa da centinaia di fedeli. Quest'anno l'emergenza Covid ha trasformato in parte queste giornate di festa, in cui si sarebbe dovuta celebrare anche la tipica processione per le vie della città. Tredeon ha trasmesso in diretta la Santa Messa dalla chiesa di Sant'Andrea, celebrata dal vescovo Monsignor Cornacchia. Qui sono le radici della nostra storia, anche quelle spirituali. E una di queste radici ci porta soprattutto ad amare uno dei più grandi santi della storia della Chiesa, Antonio. Quante strade, quante piazze, addirittura ci sono negli Stati Uniti, pensate, c'è una grande città proprio Sant'Antonio. Ebbene, queste due grandi nazioni, l'Italia e il Portogallo, si vantano di avere come speciale patrono questo giovanissimo santo. Pensate che Antonio da Padova è vissuto appena 36 anni, nato nel 1195 e morto nel 32, 232. A 15 anni già aveva le idee chiare, a 15 anni. Pensava di fare della propria vita qualcosa per gli altri. Fu folgorato dalla spiritualità e direi forse anche dalla vita, dall'esempio di uno dei più grandi santi, padri e dottori della Chiesa, Agostino, Agostino di Ippona. Tanto che si mise alla sua sequela, nonostante, ecco, qualche difficoltà proprio nell'ambito della sua famiglia. Però aveva circa 20 anni, quando una notizia di cronaca nera, possiamo dire, fece irruzione nel cuore di questo giovane, di questo ragazzo. E la notizia fu l'uccisione cruenta di cinque giovanissimi seguaci di Francesco in Marocco. Sono i primi martiri francescani della storia della Chiesa. Ebbene, carissimi, questo giovane non ha pensato due volte di mettere la propria vita a servizio del Signore. Ha studiato, ha approfondito la teologia, i testi sacri. Ebbene, tanto da catturare l'attenzione di Francesco di Assisi, che conobbe alla Porziuncola. Francesco lo ha assunto subito come speciale formatore di questi giovani seguaci della sua dottrina e spiritualità. Antonio, che aveva iniziato così, addirittura qualcuno dice che fu ingaggiato, diremmo noi, in una spelonca, in una trattoria, proprio per finanziarsi i suoi studi teologici.